Per quanto riguarda le spese per l'energia elettrica, l'acqua, eccetera, il locatore ha diritto alla richiesta del pagamento anche nell'ipotesi in cui il contratto di locazione si sia concluso, quando l'assemblea condominiale abbia approvato il rendiconto annuale oppure cumulativamente quello relativo a più esercizi precedenti. Il locatore quindi può richiedere anche dopo la cessazione del rapporto di locazione il pagamento degli oneri accessori al conduttore, a patto che il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute non si sia prescritto. A tal proposito, il credito del locatore per gli oneri condominiali a carico del conduttore, ex articolo 9 della legge 27 luglio 1978, numero 392, se sorto antecedentemente al giugno 2008, si prescrive in 2 anni, in quanto trattasi di crediti richiesti anteriormente al provvedimento cosiddetto taglia leggi, ossia la legge 6 agosto 2008, numero 133, di conversione del decreto 25 giugno 2008, numero 112. Tale normativa, a decorrere dalla data del 22 dicembre 2008, ha abrogato, infatti, l'articolo 6 al comma 4 della legge 22 dicembre 1973, numero 841, con conseguente applicazione della normativa generale dettata dall'articolo 2948, numero 4 del Codice Civile, che prevede il termine di prescrizione quinquennale.